Buongiorno, oggi faremo la pasta frolla. Già l'avevo spiegata nelle altre ricette, però non vi ho fatto vedere come si faceva. Ora vi faccio vedere proprio tutto il procedimento. Allora, io adesso farò 4 kg di farina, poi voi la dividete come volete. Allora, tanta margarina, tanto zucchero, quindi sono 2 kg di margarina e 2 kg di zucchero. Quindi se voi farete mezzo chilo, farete mezzo chilo di margarina e mezzo chilo di zucchero, mentre la farina è il doppio. Allora, come tutti gli impasti, si impasta prima margarina, zucchero, poi le uova e per ultimo la farina. Allora, quindi, margarina e zucchero. Adesso mettiamo le uova. Le uova, allora io sto facendo 2 kg di margarina e 2 kg di zucchero, 16 uova, perché sono 4 uova ogni chilo di farina. Adesso mettiamo i 4 kg di farina con il lievito in polvere tipo Bertolini. Il lievito. Allora, la pasta frolla, come già avevo detto l'altra volta, quando si incorpora la farina, appena assorbe la farina va spenta, perché se gira troppo la pasta frolla viene male, si dice in gergo si bruciano le uova e viene male. Allora, quindi io vi do la dose per casa, per dire se voi volete fare mezzo chilo di farina, 250 grammi di zucchero, 2,50 di margarina, 2 uova e un pochino di lievito in polvere tipo Bertolini. Se avete il robottino è meglio, se no potete impastare anche a mano. Allora adesso vediamo che come assorbe la farina. Come si stacca dalle pareti, vedete? Come si stacca la pasta frolla è pronta. Ecco fatto. Allora, ho preso un po' di pasta frolla, perché adesso vi faccio vedere come si fanno le ciambelline di pasta frolla.
che queste qua sono buonissime con il latte. Mi sono messo il cappello, prima me l'ho scordato perché oggi è il giorno di chiusura, quindi non è che sto lavorando per il pubblico e non me l'ho messo il cappello. Allora, si fa tipo un salamino con la pasta frolla, poi se ne leva un pezzettino. Queste per la colazione sono buonissime. Queste vanno infornate a 180 gradi. Adesso faremo le ciambelline all'anice. Io ho messo un po' di semi di anice a bagno con il liquore all'anice, così si ammorbidiscono. Li metto nella pasta frolla. Non lavorarla tanto la pasta frolla, perché come ho detto prima, la pasta frolla a meno che lavora è meglio. Giusto per far andare i semi di anice un po' dappertutto. Adesso il procedimento è lo stesso di quello di prima. Si fa di un salamino, di un pezzo, vedete i semi di anice come si sono bene divisi? Anche queste vanno infornate alla stessa maniera, 180 per una decina di minuti. Eccole qui spianate anche queste qua all'anice. Adesso le andremo a infornare e vediamo come vengono. Le ciambelline appena uscite dal forno e spolverate con lo zucchero a velo. Quelle solo di pasta frolla, mentre quelle all'anice non vanno spolverate con lo zucchero a velo. Ed eccole qui. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.